Noi crediamo che questo disegno di legge di riformulazione e di modifica delle misure cautelari della carcerazione preventiva sia evidentemente un'occasione persa da parte della maggioranza e da parte del governo, perché tutti sappiamo bene che vi è indubbiamente un problema, che vi è un problema di abuso della carcerazione preventiva. Lì bisognava intervenire e lì purtroppo non si interviene con questo disegno di legge, anche perché le premesse e la condizione e il fine che porta alla discussione e porterà, mi auguro di no, ma temo di sì, all'approvazione di questo disegno di legge nasce da una medesima condizione, che è quella che ci ha portato in questi ultimi 2 anni e mezzo ad affrontare un tema che è stato l'unico tema che la maggioranza e il governo in materia di giustizia ha affrontato, che è il tema del sovraffollamento delle carceri. Verrà negato il fatto che questo disegno di legge nasce per affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri e per ridurre il problema del sovraffollamento delle carceri, ma basta andare a prendere la relazione illustrativa di questo disegno di legge e si capirà che questa riforma, che poteva essere una riforma organica, strutturale, probabilmente necessaria e utile per evitare che la carcerazione preventiva diventasse un'espiazione anticipata della pena, con tutti gli effetti e con tutti i riflessi che questa comporta, questo disegno di legge nasce per l'ennesima volta, ed è il motivo per cui noi abbiamo definito e continuiamo a definire anche questo disegno di legge un indulto mascherato, l'ennesimo disegno di legge svuota carcere, ed è il motivo per cui noi ovviamente voteremo contro, evidentemente non può non portarci a fare delle considerazioni complessive rispetto alle soluzioni che il governo, la maggioranza, la sinistra e coloro i quali stanno sostenendo questo governo ha portato in questi 2 anni e mezzo, ripeto, a toccare come unico tema in materia di giustizia il problema del sovraffollamento delle carceri, guardando sempre ad un'unica direzione, che è quella di tutelare e che è quello di garantire i diritti di coloro i quali stanno in carcere, anziché occuparsi e preoccuparsi di tutelare i diritti di quelli che stanno fuori dal carcere. Abbiamo più volte detto che guardate con maggiore attenzione ai 60.000 che stanno in carcere, anziché guardare con attenzione alla tutela dei diritti dei 60 milioni che stanno fuori dal carcere. Avete più volte con i vostri provvedimenti negato un principio che per noi è un principio fondamentale, un principio basilare, che è il principio della certezza della pena. Per noi prima vengono le vittime dei reati e non coloro i quali i reati li commettono. E ormai abbiamo una tendenza, che è una tendenza che si è sviluppata in questi 2 anni da parte del governo, che vi ha portato ad approvare 5 decreti o disegni di legge svuota carceri, a votare una delle peggiori norme, il risarcimento di 8 euro al giorno ai detenuti, che vi ha portato ad approvare un'altra norma indecente e vergognosa, che è la liberazione anticipata speciale, ogni 6 mesi di buona condotta, 75 giorni di sconto, la politica degli sconti, la politica dei benefici, la politica che ha portato alla depenalizzazione del reato di spaccio, introducendo la figura del reato di piccolo spaccio sottratto al carcere. Anche in materia di misure cautelari oggi assistiamo, noi abbiamo presentato degli emendamenti, in modo particolare all'articolo 275,3. Noi diciamo che coloro i quali commettono reati di grave, di gravissimo allarme sociale, anche preventivamente, anche rispetto alle misure cautelari, deve esserci l'obbligatorietà del carcere. Non possiamo mandare all'esterno un messaggio di impunità, un messaggio tale per cui chi commette reati può tranquillamente commettere reati, tanto in questo Paese nessuno viene sanzionato. C'è una regola che per noi è una regola d'oro, che è una regola che vale soprattutto in questo momento, dove i reati, soprattutto i reati predatori, che sono i reati di maggiore allarme sociale, stanno aumentando, che porta i cittadini comuni, la gente comune, la gente che è a casa, ad avere paura. E non è la Lega che parla, come spesso sentiamo dire, abbiamo sentito poc'anzi dire anche dal Presidente del Consiglio, la Lega parla alla pancia delle persone, la Lega cavalca la paura dei cittadini. Non serve la Lega a cavalcare la paura. I cittadini hanno paura, e hanno paura anche a causa e soprattutto per la responsabilità delle politiche indultive, delle politiche di clemenza,
di questo governo. Siamo di fronte ad un vero e proprio smantellamento di tutte le politiche di sicurezza che porta i cittadini ad avere paura e che porta al numero dei reati, soprattutto i reati predatori, i reati di maggiore allarme sociale, furti, rapine, borseggi, i furti nelle abitazioni, i furti con scasso, ad aumentare in maniera significativa. E non lo dice la Lega, non lo dice Salvini, ma lo dicono i dati del Viminale. Questa politica di indulgenza, questa politica di impunità ha trovato corpo e ha trovato manifestazione anche ieri durante un blitz notturno, ed è giusto che in questa occasione, in questo momento di dibattito, ci sia anche l'occasione e il momento da parte di chi, come la Lega, fa opposizione seria, denunci al Paese quanto vergognoso è stato il decreto legislativo che vi siete approvati, che il Governo, a seguito di una Lega, di una delega altrettanto vergognosa votata qualche mese fa da questo Parlamento, uno dei peggiori decreti. Noi l'abbiamo definito il decreto salvaladri, il decreto con cui avete depenalizzato quelli che voi definite reati bagatellari, reati minori, ma che in realtà minori non sono, bagatellari non sono, ma sono reati di gravissimo allarme sociale, sono il furto e sono la truffa e sono l'appropriazione indebita e sono la violazione di domicilio e sono il peculato e sono la violenza, le minacce, la rissa e sono le false comunicazioni sociali e sono l'aggiotaggio e sono numerosi reati finanziari e reati tributari che voi ieri col decreto sulla non punibilità dei fatti di non particolare allarme sociale, reati che hanno una pena fino a 5 anni, mandate un messaggio all'esterno, mandate un messaggio ai cittadini tali per cui si può tranquillamente commettere reati che per noi sono gravi, tanto non solo questi reati non verranno puniti, peggio ancora, questi reati potranno essere archiviati, potrà non esserci nemmeno il processo, garantendo l'impunità, garantendo e sancendo un diritto che è il diritto di poter delinquere, che è il diritto di poter rubare. Messaggio peggiore che in questo momento non può essere mandato al Paese. E quindi questi pochi minuti che ci vengono consentiti ci consente di denunciare questo governo che sta dimostrando attenzione e sensibilità non alle vittime dei reati, non alle persone oneste, non a chi perde il lavoro, non a cassi integrati, ma a criminali, a delinquenti e agli immigrati. E quindi una riflessione è opportuna. Il combinato disposto delle vostre politiche, delle politiche della sinistra, delle politiche del governo, delle politiche filo-immigrazioniste, delle politiche degli svuotacarceri, delle politiche che hanno portato allo smantellamento di tutte le misure di sicurezza, di quelle politiche che hanno portato allo smantellamento delle risorse alle forze dell'ordine, alle forze di polizia, le politiche che stanno portando allo smantellamento un piano che vuole portare alla chiusura di 267 presidi di legalità, presidi di sicurezza, presidi che rappresentano una garanzia per la tutela dell'ordine pubblico, dei giornalisti, dei cittadini. Io credo che in questo contesto, anche su questo disegno di legge, credo che i cittadini debbano sapere chi sta dalla parte dell'affermazione, della tutela e della difesa della loro sicurezza e chi invece sta operando nell'indifferenza totale, nell'indifferenza in parte anche nei media per una politica di smantellamento della sicurezza, dei presidi di legalità e di quelle poche regole di certezza e di diritto che ancora ci sono. Io credo che sia assolutamente grave, estremamente grave, quanto accaduto ieri sulla depenalizzazione. Io credo che sia la dimostrazione del fatto che questo Parlamento, che le forze politiche, che alcune delle forze politiche che siedono in questo Parlamento e soprattutto il Governo non abbia a cuore e non percepisca quella che è un sentimento diffuso da parte dei nostri cittadini, che è un sentimento di assoluta insicurezza. C'è un'insicurezza sociale, c'è un'insicurezza economica, ma c'è anche un'insicurezza materiale. Il cittadino che non è sicuro all'interno della propria abitazione non è libero e quindi va difesa la sicurezza e va difesa la libertà dei cittadini. Questa è la conferma che questo governo
attraverso le sue politiche e attraverso le politiche del governo e attraverso le politiche della maggioranza e della sinistra, anche alla luce di quanto accaduto ieri a Roma in un'inchiesta trasversale, politica, imprenditoriale, con fatti gravissimi che sono stati portati all'attenzione. Noi siamo assolutamente convinti che la magistratura perseguirà con la massima responsabilità i fatti gravi che sono stati evidenziati. Noi ci saremmo aspettati che oggi il ministro Orlando venisse in aula a spiegare al Paese quello che sta accadendo, a spiegare al Paese il motivo per cui l'altra notte viene approvato un decreto legislativo che depenalizza i reati, mentre noi siamo ancora in attesa di un disegno di legge sulla giustizia civile per rendere i processi più veloci, per rendere i processi più rapidi, per bypassare il problema delle irragionevoli durate dei processi, che rappresenterebbe, questo sì, una risposta importante ai bisogni dei cittadini onesti e delle persone per bene. La nostra è probabilmente, anzi è sicuramente, una voce inascoltata all'interno di questo Parlamento. Io non sono d'accordo con gli amici di Fratelli d'Italia, che spesso e volentieri siamo accomunati da battaglie comuni sui temi della sicurezza. Noi crediamo che questo disegno di legge parte con le premesse sbagliate e arriva a conclusioni ancora peggiori. Un conto è la disciplina delle misure cautelari, che necessiterebbero e avrebbero necessitato di una rivisitazione, una riformulazione importante, però al fine che muove questo disegno di legge, come gli altri 4 decreti, disegni di legge in materia di sovraffollamento delle carceri, partono da un unico e medesimo presupposto: tutelare i diritti di quelli che stanno in carcere, dimenticandosi e fregandosene totalmente dei diritti delle persone oneste, di coloro i quali vivono correttamente, di coloro i quali rispettano le regole. Anche con questo disegno di legge voi mandate un messaggio sbagliato al Paese, mandate un messaggio sbagliato alla gente onesta, mandate un messaggio sbagliato a coloro i quali le regole le rispettano, mandate un messaggio sbagliato a coloro i quali si comportano in maniera corretta, nel rispetto delle leggi e nel rispetto delle norme. Ed è il motivo per cui noi utilizzeremo il tempo che abbiamo per difendere i nostri emendamenti e per far capire al Paese come questo governo si è dimenticato della sicurezza, ha abbandonato la sicurezza dei cittadini, ha abbandonato la tutela della sicurezza dei cittadini. Questo governo è sempre più orientato, è sempre solo orientato, è sempre unicamente orientato a difendere i diritti dei delinquenti, dei criminali, degli immigrati, dimenticandosi totalmente degli interessi, dei diritti delle persone oneste e delle persone per bene. Questo governo si deve vergognare del decreto che ha approvato ieri notte, si deve vergognare delle politiche di depenalizzazione, si deve vergognare delle politiche indultive, si deve vergognare dei 5 decreti svuota carceri che ha approvato, si deve vergognare degli indulti mascherati, si deve vergognare di tutte quelle politiche che stanno smantellando la sicurezza dei cittadini, che stanno inchiodando i cittadini a condizioni di insicurezza e di miseria, anche e non solo da un punto di vista economico e sociale, ma anche legato al tema della sicurezza.